Nel corso dell'incontro l'ambasciatore Vattani, insieme al presidente Dumbiolo e al decano degli ambasciatori africani a Roma, il congolese Camara Mamadou, ha illustrato l'Expo 2015 Bluesiland ai 31 diplomatici presenti. Ha concluso la presentazione il sottosegretario di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico, Simona Vicari. Durante l'iniziativa è stato presentato il piatto del dialogo e della pace con Giovanni Dumbiolo, che si è soffermato sui principi della cooperazione attraverso il lavoro, evidenziando come si tratti della risposta efficace contro qualsiasi forma di estremismo. Bluesiland è soprattutto un luogo di incontro, di pace, di dialogo. E abbiamo pensato di presentare quest'anno il piatto del dialogo, che è fatto con tante cose della nostra terra e del nostro mare, delle eccellenze soprattutto di questa grande area del Mediterraneo, con l'uso della curcuma e della menta, con l'uso del succo delle arance del Pompello, dei limoni, e con i gamberi rossi, e con le sarde, le acciughe, tutto questo insieme ai grani di valore delle nostre terre del Mediterraneo rappresentano un luogo di dialogo, un posto di incontro a tavola, perché la tavola nel Mediterraneo ha un valore alto, ha un valore simbolico, perché si riunisce la famiglia e si riuniscono gli amici, si riuniscono i luoghi per fare la pace. Protagonista indiscusso di Bluesiland è il modello della Blue Economy, che con i suoi principi di sostenibilità e responsabilità è diventato esempio di sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale. La scorsa edizione, già patrocinata da Expo Milano 2015 dai Ministeri delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dello Sviluppo Economico, Bluesiland ha ricevuto una medaglia del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per il suo successo in termini di numero di visitatori, di partecipazione di rappresentanze istituzionali ed imprenditoriali di diversi paesi esteri, di incontri commerciali.